amici, sarò figo per Parigi. In divisa sto gagliardo, tu mi mangi con lo sguardo. Sognato di tornare una notte che sarà bella e magica per noi, per me è così, me te voglio ricordare con la faccia che sta fa pari una fotografia. Ma non mi dire veramente che tu... Ciao! Ciao! Ma non mi dire che ti sta a posteggiare la macchina e che ne sta a pedere? No, ho posteggiato più avanti. Mi ha dato un passaggio a una donna in ginta pure, che ne sa? Ma dico, sei una cosa bestiale! Tu invece che fai queste cose? No, io non l'ho organizzata io. La cosa poi è sbragata, quello che tu vedi qua è sbragato. Il maglio, poi praticamente cosa succedeva? Perdeva consistenza e si abbassava il livello, via via scendeva. Questa parte si era solidificata prima, ovviamente piano piano il maglio ma scendeva e si depositava praticamente, creando quell'altra coltre di più o meno dura, rifusacea, vulcanoclastica. Bellissimo. In taluni casi queste grotte poi possono andare anche più avanti. La realtà. Ah, non lo so. Poteva andare più avanti, ma deve essere sotto, praticamente sotto la coltre vulcanoplastica, che ha chiuso un eventuale passaggio verso
verso l'aria. Belle, belle, belle strutture. Qua ci veniva la popolazione per difendersi dagli attacchi aerei della Seconda Guerra Mondiale. È molto della... Ma chi è per certo. Della che ha bombardato dei bombardamenti che venivano praticamente in questa zona e che ha bombardato qua. E beh, ovviamente gli anglo-americani. Ah. Gli anglo-americani, la gente si andava tu a proteggere. Che sei a scuola domani. Domani sarai. Dove sono in gita? Aspetta. No, anzi, prima tipo 20.000 luci. Allora. Ecco, ora questo genere è massacrato. Tranquillo nel suo piccolo mondo. Esatto, tranquillo. Nessuno l'aveva mai disturbato. Noi siamo amici. Che l'hai detto? Lo sa? Ecco, sarà già le vetrate. Girati. Aspetta, male, vorrei fare una foto. Allora, c'è un asino su che scivola. Questo l'ho visto su internet. Che c'è tuo figlio Giuseppe? Si chiama Shidiga, che scivola l'asino. Shidiga. E poi c'è una via che fa... Scusate, vediamo se posso fare bene, non lo parino, Shidiga. Sì, dillo, nel caso c'è Shidiga l'asino, qui Shidiga, una cosa del genere. Un attimo preciso. Che vede scoccia scecche. Sì. Chi? Cioè, ha contato scoccia scecche, no? Perché là passavano degli asinelli, no? Poi c'è il bivio di guardia, Shilligendi, dove finisce Shilligendi, che si va per... guardia, sì, tonno, sì. Dopo, conosciuto come un bivio scoccia scecche. Sì, perché c'era una salita ripete e i scecchi si legavano e si scocciavano tutto bene. Ma la denominazione dei Shilligendi non si capisce. Santi Correnti dice era perché scivolavano gli asini. Santi Correnti. Io invece posso pensare che deriva dall'arabo scilli, scilla, rupe sul mare. Ma Giuseppe, è più poetico. Ce ne sono tante. Che fai? Tante. Un'altra zona di Shilligendi. Giovanni, sto arrivando. La zona mia nativa, diciamo loro. Mai sentito di Via Vivaro, la parte bassa di Shilligendi, l'ultima strada, diciamo. Verso Stazzo? Verso Stazzo. Capito, Via Vivaro, che poi da lì si va per Santa Tecla. Ah, sì, via, certo. No, certo. Quella Via Vivaro, diciamo loro. Lì c'era anche una leggenda che proprio lì sotto c'era una vecchia cava di pietra e su questa cava c'erano dei pini altissimi che la mattina, ricoperte di brina,
siccome il sole gli sorgeva di fronte, sembravano brillare. Brillavano, e era un punto di riferimento per i velieri che entravano, perché lì sotto c'era il porto. Quindi erano punti di riferimento per i velieri che entravano. Che cosa facevano questi? Entravano nel porto, scaricavano sale e prendevano le basole di Pietralavica. Ma più che pini, Mario, forse erano querce. Oh, querce, sì, alberi. Diciamo, erano degli alberi alti. Perché i pini qua da noi li abbiamo piantati dopo. Ora. Invece le querce, era un bosco qua, un bosco di querce, di ginestre. So, appunto, ecco, poi non so i dettagli che tipo di alberi, ma appunto allora, questi alberi grandi che brillavano. Che segnalavano. Quindi cimaloro, cima d'oro. Certo. Cimaloro. Sì. Passiamo alla leggenda. Passiamo alla leggenda, che fanno sempre una certa presa. Allora, vado? Allora, una delle ipotesi di questa denominazione di questa grotta, detta grotta dello Scannato, è che in epoca remota tre pirati nascosero il tesoro in questa grotta. Un passante si accorse di questo tesoro e fu scoperto dai pirati e messo prigioniero qua in attesa di essere ucciso. Lui, capita l'intenzione dei tre pirati, quando rimase uno, un solo pirata, e gli altri si allontanarono, riuscì ad uccidere con la decapitazione, cioè scannando uno dei pirati e scappare. Quindi questa è una delle leggende. Uno strumento, un antico gioco, uno strumento per gnaccare il lucetto. Come si dice a Milano, gnaccamo i lucettoli. Questa, diciamo, è un pochino secca. Si prende questa erba, si pulisce. Che si chiama erba bicalora? No, non è proprio un bicalora, è comunque una graminace. E viene tipo una canna da pesca. Solo che poi la punta, siccome è molto sottile, si riesce a modellare e si fa proprio il cappio. Una volta ci vedevo meglio. Ecco, e qua c'è il cappio. Si deve fare attenzione, perché questo appiccica nella lingua e va... Un bicalora. Allora, questa. Dov'è? Non la vedo più. Qua. E questa è pronta già... Provi il per cappio l'uso. Per la povera lucertola. Per andare a prendere la lucertola. Uno ci avvicina, le lucertole che stanno sopra i muri a prendere il sole, ci avvicina così... Quando ci ha messo dentro il collo e poi si andava a spasso con queste lucertole. Si andava a spasso con queste lucertole. La famosa lucertola di Donessi, da passeggio. Avanti. No. Questi erano i passatempi di una volta. È vero. Cucina. Sì, la cucina, sì. Chi si suona il generale?